Mamma che tensione! Sta salendo la tensione, piano piano sale, monta sempre di più come l'ansia, no? La tensione e l'ansia insieme, un mix letale proprio. Buongiorno, anzi no, buongiorno ormai no. Buon pomeriggio, fratelli e sorelle rossonere, amici e amiche rossonere. Bentrovati a poche ore ormai, in questa domenica di pausa pranzo, dove siamo tutti qua che stiamo aspettando che cominci questa benedetta pa. Che aspettative avete? Fatemelo sapere, signore. Intanto mi raccomando, dobbiamo arrivare a 10.000 amici, 10.000 amici e amiche. Iscrivetevi, invitate parenti, nonne, cugine, fateli iscrivere al canale CM Style. A parte gli scherzi, dateci una mano, manca poco, poi saremo tutti contenti. Perché poi dice, dopo 10.000 non ci rompi più le balle. No, dopo 10.000 romperò le balle per i 20.000. Ma siamo ottimisti, intanto arriviamo a questo traguardo. Stavo dicendo, fatemi sapere che aspettative avete per questa partita. Cioè, non voglio farvi montare l'ansia ancora di più, Semplicemente voglio sapere voi quali aspettative avete, cosa vi aspettate, come sarà il derby. Se non me ne frega nulla, vi interessa di più quella che è la partita di Champions League, oppure volete vincere per... Già i cugini ci stanno sfottendo, se ci stanno... Io poi non ho cugini. Già i cartonati ci stanno sfottendo, perché comunque ovunque ci stanno sfottendo. Vi diamo altre 4 pere, 3 pere, 5 pere, tutto un frutteto ci stanno dando loro. Chiaro che già solo per questo sarebbe cosa buona e giusta, e sarebbe una bellissima cosa bastonarli come si deve. La vedo un po' dura, però se, come dico sempre io, se ci mettono l'impegno che ci devono mettere, se ci mettono la cazzimma, se ci mettono la cazzimma, sono sicuro che la portiamo a casa. Se ci mettono la cazzimma, se giocano molli come i fichi, ok, non portiamo a casa niente, ci portiamo a casa due scopole. Questo è il problema, ok? Quindi vediamo di portare a casa questa benedetta partita. Non sarà facile, lo sappiamo tutti che non è facile. Non sarà assolutamente una partita facile, anche perché, ripeto, l'Inter visto in Coppa Italia è un Inter che gioca bene, che è in forma, che ne ha, e ne ha anche tanti, ragazzi. E questo è il problema. Quindi mi aspetto sicuramente una partita forte, una partita importante. Detto questo, ragazzi, un altro parametro zero che il Milan sta puntando, e parliamo del portierino classe 2005, già parlato in passato, Robert Young, come cavolo volete chiamarlo, che gioca in Ligue 1, e che il Milan a questo punto non ha voluto comprarlo nella sessione invernale, e aspetta giugno come parametro zero. Come dicevo stamattina, aspetta che poi spera, che poi riesce a concludere le cose. Se continuiamo a fare aspetta, chiaro che si può prendere un preaccordo, ma no, aspettiamo a giugno. Inizialmente questo portiere, questo giovane talento, perché parlano molto bene di lui, verrà messo in primavera, e poi potrebbe diventare veramente una pedina fondamentale per la prima squadra. Però è un profilo, anche lui, a zero. Credo che quest'estate sarà un bel pescare nel mazzo dei parametri zero. Comincio a avere questa sensazione, non so voi cosa ne pensate, ma credo che potrebbe essere assolutamente così. Anche perché il budget è risicato, signori, il budget è quello che è. L'unica arma di difesa sarebbe la cessione. Se cedi, come fa la maggior parte delle squadre, porti a casa anche. Perché se... sappiamo che il Milan è una delle poche squadre che fa fatica a fare cessioni, abbiamo grosse difficoltà. Ne potremmo fare di nomi, ragazzi, da cedere a giugno, perché ce ne sarebbero nel Milan a poter cedere a giugno e monetizzare qualcosa, perché già se cedi un Messias sono 4-5 milioni. Rebic non so adesso quanto potresti prendere, però qualcosa da poter cedere sicuramente c'è, a meno che non decidi di cedere un pezzo pregiato. Perché se parliamo già a giugno che il Milan decide di cedere Leao, io metto tutte le ipotesi in campo, attenzione, non sto buttando lì, non sto sperando. Se decidi di cedere Leao e ti porti a casa quel 70-80 milioni, quello che è, perché Leao, sappiamo che a giugno adesso ormai i 130-140 milioni te li scordi. A giugno, esattamente come per Zaniolo, a 6 mesi dalla possibilità che Leao firmi a zero con chiunque, non ti puoi più permettere di chiedere cifre. Ormai non so se ci avete pensato, ma siamo entrati in quest'ottica ormai. Già a giugno adesso, se lo rinnovi a giugno, se lo vuoi vendere a giugno, prendi minimo la metà di quello che speravi. È ormai così. C'era da fare sicuramente un rinnovo entro i termini. Poi magari questo se non arriviamo, sto parlando ovviamente, scusatemi, se non arriviamo a giugno con un rinnovo in mano. Se non arrivi a giugno con un rinnovo in mano,
è bella che fatta, ti devi accontentare di quello che danno, soprattutto perché poi se il ragazzo si impunta. Se a giugno arrivi con il rinnovo in mano, chiaramente le cose cambiano. Chiaramente le cose cambiano e puoi cominciare a ripretendere qualcosina di più. Ma l'idea di quello che si paventa, di quello che si vocifera, è che il suo entourage voglia comunque abbassare notevolmente la clausola rescissoria, e sono sicuro che questo è anche voluto per dare più possibilità di andare a giocare altrove. Io intanto vi auguro buon proseguimento di ansia, ok? Buon proseguimento di ansia a tutti, ci vediamo più tardi col Valium. A parte gli scherzi, buona partita a tutti e speriamo che vada, non dico altro, speriamo che vada per il verso giusto, mettiamola così. Sempre comunque Forza Milan, noi ovviamente ci sentiamo più tardi, magari per il post partita con la vena gonfia, o domani, e addio!